Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare. Sono a carico. Salve a tutti e bentornati all'angolo della risata, l'unica rubrica che porta qui sul pubblico, la zelletta di altissima qualità. Salve a tutti, grazie, grazie per aver riempito questo splendido e magnifico teatro, grazie a tutti. E grazie anche a voi, ospiti speciali qui in prima fila. Sembrate un pochettino perplessi, sembrate delle statue in effetti. Ma iniziamo subito con la prima barzelletta. Una barzelletta che ha veramente qualcosa di speciale per ringraziarvi di essere venuti tutti qui in questo fantastico teatro. Due amici si incontrano, è da un mese che non vedo Renato. Tu ne sai qualcosa? Chiede il primo. Sì, è chiuso in casa dal giorno del suo compleanno, risponde l'altro. Non dirmi che gli hai regalato ciò che desiderava. Non intenzionalmente, nel pacchetto gli ho messo un mezzo chilo di grana grattugiato. E lui che ha detto? Ha esclamato: Quanti pezzi? Mi ci vorrà almeno un mese per rimettere a posto tutto questo puzzle. Bellissima, bellissima. Adesso che abbiamo mezzi professionali come questo teatro, porterò barzellette sempre di più alto livello. Al ristorante, un cliente si lamenta: Cameriere, questa bistecca è mezza cruda. È colpa del cuoco, signore. È assunto a mezzo servizio. E infine l'ultima barzelletta. Papà, all'esame ho finalmente preso 10 su 10. L'esame di storia? No, l'esame della vista. Grazie a tutti per aver seguito anche questa puntata dell'Angolo della Risata. E visto che so che me lo chiederete in molti, vi farò fare un giro del teatro. Questi sono posti riservati a gente di più alto livello che ha pagato un biglietto in più. Questa è tutta gente di cui non so il nome che ho montato qui per riempire il teatro. Sì, l'ho montato io, sembra strano, ma è così. Ho dovuto riempirlo a mano. Qua ci sono le gradinate sorvegliate dalle apposite guardie alle uscite di sicurezza. Lì ci sono dei fari che non ho voluto mettere io. Aia. Qua dietro invece c'è il backstage, dove io mi cambio, mi preparo, mi trucco, mi stiro, mi lavo, dormo e preparo le mie barzellette. Bellissimo, il mio camerino. Dunque questo era il teatro, ci ho messo un po' a costruirlo, scusate per il ritardo e noi ci vediamo alla prossima puntata dell'Angolo della Risata. Ciao a tutti!